Parla della solidarietà femminile, ma in commedia. Tre personaggi: Elvira, Vicky, Antonia e Marco Zingaro, che interpreta Luca, che è un attore che viene ingaggiato da queste tre donne che si devono vendicare di un uomo molto cattivo e istruiscono questo attore, questo giovane attore, a diventare, come dire, un nemico. È una storia abbastanza universale e che altro dire? Ma ragazzi, ci stiamo divertendo. Io faccio questa donna che non ha mai avuto un problema in vita sua, che vive solo tra shopping e Barbara D'Urso, che è il suo mito, è sposata con questo politico, fino a quando non si ritrova mollata in diretta nel suo programma, in diretta lei veramente non ha mai avuto un problema, e si ritrova poi a risolvere il problema insieme alle altre due, che sono completamente diverse da lei, quasi stentano a sopportarla, per quanto poi alla fine lei vive in un mondo alieno e non reale, mentre loro tutti i giorni combattono con una vita non reale, ma super reale, nel senso affrontano i problemi veri. Quindi per la prima volta la solidarietà femminile, tanto diciamo declamata ma poco praticata, sul teatro, in teatro per la prima volta c'è. C'è in teatro, c'è in questo spettacolo, c'è nella vita, laddove le donne finalmente riescono a capire che se si uniscono riescono a fare delle grandi cose. E quindi, insomma, sì. Il tuo personaggio? Ah, io sono Antonia, scusatemi. Sono una professoressa di latino universitaria, una supplente precaria calabrese con la sindrome di Tourette, e che ha una vita di stenti, insomma, non è affermata sul lavoro, non ha una vita sentimentale felice, insomma, cerca un po' una situazione stabile, e vive sotto ricatto anche lei da parte di questo politico, e poi per una serie di cause si ritroveranno in un determinato posto e uniranno queste forze, queste tre donne deluse, abbandonate, maltrattate da questo politico, per scacciarlo, insomma, e vendicarsi. Il mio personaggio è quello di Luca, personaggio che ha un arco temporale molto interessante, che è un ragazzo semplice, un attore sfigato che non riesce nel suo mestiere, si arrabatta tutti i giorni, magari qualsiasi altro lavoro, pur di riuscire ad arrivare ad avere una carriera, finché poi non incontra queste tre splendide ragazze che lo plasmeranno e lo porteranno poi a sconfiggere l'uomo che le ha deluse. Elvira è la segretaria di questo politico ed è una di quelle donne che si incontrano nei corridoi di Montecitorio in continuazione, per cui una specie di Richelieu, la classica grande, tra virgolette, donna che sta dietro un grande uomo, una spietata, che però nel momento in cui viene fregata da questo politico ovviamente capisce che deve attingere ad altre risorse. In questo senso è la mente che mette sulla banda, ma insomma troverà molto più di quello che pensava di ottenere. Pallone, solo tu ci fai sognare, un sol battito dei cuori per un cuore rosa nero, dalle curve sale forte un sol grido seriale.